Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia al pesto ripiena di pomodorini e scamorza. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidoba, farina di semola, acqua, pesto, sale, lievito istantaneo per torte salate, zucchero, per il ripieno, pomodorini ciliegino tagliati in quarti, scamorza, pesto, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo le farine il pesto e il sale. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, dividiamolo in due parti uguali e riponiamo la prima parte su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Abbiamo diviso in due l'impasto, adesso stenderemo la prima parte formando un rettangolo. Trasferiamolo in una teglia rivestita con carta da forno. Farcire mettendo il pesto, livelliamo bene, i pomodorini, il la scamorza. Condire con un po' di sale pepe e irrorare con un filo d'olio. Stendere l'altra pasta. Chiudere con il resto dell'impasto che abbiamo precedentemente steso e sigillare bene i bordi. Pennellare la superficie con dell'olio e cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 30 minuti. La focaccia è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia al pesto, ripiena di pomodorini e scamorza. Grazie e alla prossima ricetta!